premiato oggi per l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata e anche alla prostituzione. Quanto è ancora in crescita questo fenomeno a Milano? Sono fenomeni molto presenti, ma devo dire, grazie all'impegno quotidiano delle forze di polizia, non soltanto la polizia di Stato, vengono sempre efficacemente contrastate. E approfitto per dire che questo premio di cui ho avuto l'onore di essere destinatario è certamente da dividere con tutti i miei collaboratori che ogni giorno fanno un lavoro eccezionale. Ecco, il premio in una giornata, quella di Sant'Ambrogio, che quest'anno vede una città ancora più blindata per l'allarme terrorismo. Quanto è pronta, secondo lei, la nostra città ad affrontare questa sfida? Come tutto il resto d'Italia, sono certamente tematiche complesse, però esistono dei grandi professionisti che si occupano di questo settore. Ecco, un'ultima domanda per le forze dell'ordine. Questo quadro internazionale presenta delle difficoltà diverse rispetto al passato? Non direi, le forze dell'ordine hanno saputo in questi anni adeguare la propria professionalità alle sfide che vanno.